Buonasera a tutti i web spettatori e benvenuti a questa nuova puntata di Open Market, Spazio Economia e Mercati, condotta da me, Alfredo Pauciolo, e che va in onda su Liberi TV, la TV di tutti gli uomini liberi, soprattutto in questo periodo in cui sembra che le libertà siano in qualche modo mantenute sotto stretto controllo. Esordisco in questo modo, in questa puntata, perché vorrei partire da qualche cosa che, da un episodio che sostanzialmente e apparentemente non sembra molto avere a che fare direttamente con l'economia e la finanza, soprattutto sui mercati finanziari per quanto riguarda i movimenti giornalieri. E cioè su quanto è successo in Grecia riguardo alla chiusura improvvisa della TV di Stato. Beh, un'osservazione vorrei fare in merito. Capisco che la Grecia si può trovare in difficoltà di bilancio, poi certo bisogna vedere quelle difficoltà, chi le valuta e in che modo e in che quantità le valuta. Però che una TV di Stato venga da un giorno all'altro, senza possibilità di appello, chiusa, mi sembra un grave attacco alla libertà di informazione, e questo è un altro punto che colpisce la costruzione europea, vista come una costruzione di democrazia e di Stati Uniti federali d'Europa in maniera democratica e di liberi cittadini europei. Dal punto di vista strettamente economico, l'operazione, per far capire perché ci è sembrata strana, l'operazione poteva essere condotta in quest'altro modo. Cioè, una volta che si era stabilito il fatto che i bilanci della TV di Stato erano in profondo russo, e dato che lo Stato greco avrebbe dovuto rimetterci ancora per gli anni a venire, se questa fosse stata ancora la gestione di ulteriori denari, e a non avendone a sufficienza, sembra in questo momento, secondo quanto stabilisce la Troica e lo stesso governo greco, beh, non capisco perché non si è provveduto a una privatizzazione, magari facendola direttamente sul mercato greco con un'offerta pubblica di vendita azionaria, e comunque recupera anche magari un basso costo, visto che c'erano molti debiti, e in questo modo recuperando, anche se simbolicamente, un qualche ricavato economico, ma si sarebbe avuto comunque il risultato di salvare, diciamo, uno spazio di informazione, e quindi di salvaguardare il principio della libertà, di informazione. Questo, a mio avviso, è un brutto segnale per la libertà e la democrazia dell'Europa, e da qui voglio quindi lanciare un appello a tutti gli uomini liberi affinché si impegnino sempre di più a diffondere informazione, possibilmente corretta informazione, e per far sì che questa ondata di oppressione delle libertà a livello di democrazia, in particolare in Europa, non vada ulteriormente a proseguire. Anche perché da qui, ecco, ci colleghiamo poi al campo economico, anche perché questi episodi in maniera diversa di oppressione della libertà avvengono anche da noi. Oggi, ad esempio, sono usciti due dati importantissimi che sono stati passati quasi sotto silenzio dalle TV italiane e dalla stampa anche specializzata, se non, diciamo, come mera informazione numerica, e cioè che il debito pubblico in Italia oggi ha raggiunto un nuovo massimo storico. Però attenzione, buona notizia, tra virgolette, oggi le entrate fiscali dello Stato sono state viste in aumento. Beh, detta così, questa è la notizia che è passata da TG nazionale e anche delle reti private. Detta così, sembra non significare nulla per chi non è addetto ai lavori, per chi non si occupa di bilanci e di bilanci di Stato in particolare. Però vogliamo osservare. Facciamo osservare che questo doppio dato, da una parte le entrate fiscali in aumento, dall'altra parte l'aumento del debito pubblico, hanno il seguente significato. E cioè che nonostante la caduta del PIL, c'è stato un aumento delle entrate fiscali. Significa che la pressione fiscale è aumentata, ma questa pressione fiscale in aumento ha portato di più nelle casse dello Stato, ma questi
Questa entrata finanziaria che è stata fatta sui sacrifici, chiedendo sacrifici alle persone in termini di aumento delle tasse, non è stata utilizzata per coprire il debito pubblico e quindi quantomeno mantenerlo stabile al livello a cui era arrivato. No, abbiamo visto che c'è stato anche questo aumento del debito pubblico, che significa che sono stati spesi ulteriori soldi. E questi soldi più che sono stati spesi, visto che non sono stati fatti interventi per quantomeno fermare il declino economico attualmente in essere in Italia e non solo, ci si chiede dove siano andati a finire questi soldi. Bene, ci sono ancora molti centri di spesa sul bilancio dello Stato che nemmeno questo governo, che era partito con le migliori promesse, insomma, per come lo vedevamo noi, sta affrontando. Cioè si continuano a spendere, soprattutto in settori improduttivi e soprattutto all'interno della stessa burocrazia statale, chiedendo sacrifici ai cittadini in termini di aumenti delle tasse, ma senza offrire alcunché né in termini di infrastrutture né in termini di spesa pubblica che possa in qualche modo, non dico far ridecollare l'economia, ma quantomeno fermare il declino del prodotto interno lordo e quindi della crescita economica. E a questo proposito, l'analisi da farsi è la seguente: siamo di fronte a una crisi di tale portata che non è voluta o non è generata dagli errori dei governi e delle istituzioni finanziarie governative, nazionali e internazionali. O invece c'è da parte loro un'incapacità a gestire la struttura economico-finanziaria dell'Occidente e dell'Europa e dell'Italia poi in particolare, per cui questa incapacità poi si riflette nel chiedere sempre più tasse ai cittadini fino ad arrivare a rompere in qualche modo la regola della legge e allo stesso tempo però non produrre alcunché di buono e anzi far aggravare ulteriormente la crisi. Inizia a sembrarci sempre di più di trovarci proprio in questa situazione, cioè in una situazione in cui la burocrazia delle democrazie occidentali, in particolare di quella europea e italiana, si trovano sempre di più di fronte ad un dilemma, un dilemma viene risolto perpetuando le proprie spese, tra virgolette, inutili per la società, nel aumentare il costo della burocrazia e della spesa burocratica e chiedendo che questo costo sia sopportato dai cittadini. Tutto ciò non ci condurrà che ad un solo e ad un unico punto, cioè ad una decrescita ulteriore del PIL e quindi ad un ulteriore aggravarsi della crisi economica e visto come è distribuita poi la spesa dello Stato italiano, ma anche degli Stati europei. E tutto questo avverrà, questa discesa avverrà soprattutto a danno dei piccoli dei lavoratori dipendenti, dei piccoli imprenditori, dei professionisti, mentre si avvantaggeranno paradossalmente, nonostante la crisi, sempre di più le aziende multinazionali, le corporazioni nazionali e multinazionali. E da qui, da questa nota dolente, che noi prendiamo come dolente, perché così è nella realtà sociale ed economica, nella vita quotidiana di ognuno di noi, però la riportiamo al campo dei mercati finanziari. Paradossalmente ciò che può essere qualcosa di negativissimo per l'economia e la società potrebbe, da qui al futuro prossimo, essere una manna dal cielo per chi opera sui mercati finanziari. Certamente non nell'immediato, perché come dicevamo il mese scorso, i mercati hanno raggiunto negli Stati Uniti un nuovo massimo storico e poi sono cominciati a scendere. In Italia hanno raggiunto il massimo di gennaio, che noi dicevamo essere un punto limite oltre il quale sarebbe stata improbabile la possibilità di proseguire il rialzo, e da lì si è tornati indietro. E nel caso del mercato italiano si è fatto un minimo ieri a 15.750 punti. Bene, al momento sembra poterci essere per almeno la settimana prossima una lieve fase di ripresa, nell'ordine di 2-3 o massimo 5 punti percentuali, ma la tendenza di fondo è sia sui mercati italiani che sui mercati statunitensi e quindi sui mercati mondiali, azionari mondiali in generale, la tendenza è alla discesa, perché
sui mercati si sta iniziando a scontare il fatto che la situazione economica peggiorerà ancora in linea generale. E per cui in qualche modo anche gli utili delle corporazioni, gli utili delle società quotate, in qualche modo ne risentiranno, minimamente risentiranno di questa congiuntura. Però nell'anno in cui avremo di nuovo un sell-off del mercato, per cui i ribassi dovessero manifestarsi a cifre esasperate e con delle giornate continue di ribasso, da portare poi i mercati di nuovo ai livelli di luglio del 2012, attorno ai 12.000 punti di indice italiano, o ad esempio attorno ai 1.300-1.400 punti di standard, eppure 500, a quei livelli, per chi è riuscito in una fase economica come questa, molto pesante, a mantenere ancora la liquidità, sarà sicuramente il momento di comprare azioni e a quel punto in qualsiasi altro bene reale che può portare in qualche modo una rendita. Cioè, quindi pensiamo come sempre ad immobili residenziali di un certo tipo per cui ci aspettiamo vedere ancora i prezzi in ribasso. Tant'è che rispetto agli immobili l'ultimo ancora dato uscito è un'ulteriore discesa delle compravendite, anche se nell'ordine del 25% rispetto all'anno scorso, anche se in termini di prezzi sembra non manifestarsi ancora un crollo di questa portata, benché ci siano discese ormai nell'ordine del 10% del controvalore. Questo per dire che conserva la liquidità in questo momento e riesce ad entrare sui mercati azionari nei momenti in cui ci sarà panico sui mercati, gli potrebbe in qualche modo essere utile ad affrontare meglio gli anni a venire che sembrano arrivare in maniera insomma abbastanza fusca. Questo perché una volta che si avrà questo sell-off di mercato che ci attendiamo entro l'anno prossimo, previo chiaramente qualche rimbalzo di mercato verso l'alto, dopo l'ultimo sell-off, come lo chiamo io, ci aspetteremo che la situazione economica a quel punto inizi a stazionare ad un livello più basso di quello attuale, ma pur stazionando a un livello più basso di quello attuale, ci sarà stata a quel punto una redistribuzione reale del reddito dalla media e piccola impresa, dai professionisti e dai lavoratori verso le corporazioni, le grandi aziende e le società quotate multinazionali, per cui chi acquisterà azioni negli anni poi successivi ne otterrà, a nostro avviso, un grosso beneficio, poiché pure se gli utili complessivi resteranno stabili e pure se i consumi saranno in declino, in qualsiasi caso chi avrà comprato azioni al prezzo che immaginiamo possa essere almeno nell'ordine del 20% inferiore a quello attuale, si potrà trovare con delle azioni in mano, quindi ad essere socio di società che pur in un nuovo scenario economico di rigore perpetuo, comunque produrranno degli utili tali da comportare una rendita interessante per chi avrà fatto questo tipo di investimenti. Chiaramente, come al solito, sono da privilegiarsi, dato lo scenario che stiamo delineando e che va sempre più delineandosi, ed è lo stesso che noi paventavamo nei mesi scorsi, come sempre vanno privilegiate le azioni di società che offrono beni e servizi a domanda più o meno rigida. Ad esempio è il caso dell'elettricità, è il caso della produzione di beni alimentari, è il caso dell'offerta di servizi e di beni che riguardano la salute della persona e anche le cosiddette i servizi di utility, cioè tutti quei servizi offerti. In Italia ci sono società soprattutto a partecipazione pubblica, sono soprattutto quelle aziende che forniscono servizi di distribuzione dell'acqua, servizi della gestione dei rifiuti e quelle che in genere o servizi di telefonia e
tutto quello che in genere, per quanto si possa consumare di meno, in qualche modo viene comunque consumato pure in una situazione di rigore, di ristrettezza economica e di riduzione dei consumi. In particolare, per quanto riguarda il settore delle telecomunicazioni, è da osservare che ciò nonostante, cioè quello che abbiamo, cioè nonostante ciò che abbiamo detto a tale riguardo, c'è l'azienda italiana Telecom Italia che in questi ultimi giorni ha fatto registrare un nuovo minimo storico, portandosi poco al di sotto del minimo fatto registrare a luglio dell'anno scorso di 53,60 centesimi, toccando ieri il minimo di 53 centesimi. C'è stata fatta una domanda da una, su questa azienda in particolare da parte di un nostro spettatore che ci chiedeva se questo poteva essere un punto di ingresso ottimale per acquistare azioni in Telecom. Beh, la nostra risposta è il segnale che ha dato ieri, il segnale di prezzo dato ieri dalle azioni di Telecom lascerebbe propendere almeno nell'immediato per un rimbalzo nell'ordine del 3-4 anche 5%, ma sarà un rimbalzo di, a nostro avviso, di breve durata, soprattutto considerando il segnale che abbiamo visto oggi, cioè laddove la chiusura, l'ultimo prezzo fatto dall'azione Telecom Italia è il prezzo di chiusura più basso fatto registrare proprio dal luglio del 2012. In genere, quando si ha questo tipo di configurazione, a livello probabilistico la cosa che più ci si aspetta è una prosecuzione del trend in atto ribassista, benché potrebbe non avvenire subito la settimana prossima, ma potrebbe essere anticipato prima da un lieve rialzo per poi continuare verso il basso. Se si dovesse confermare questo scenario che ha un'elevata probabilità di realizzarsi rispetto all'analisi storica, beh, il punto più estremo, almeno attualmente, cui potrebbe giungere la quotazione saranno i 44 centesimi per azione, quindi circa un 20% al di sotto delle quotazioni attuali. Nell'ipotesi migliore invece ci potremmo trovare almeno attorno ai 49 centesimi per azione, cioè quindi attorno a circa un perdita del 10% rispetto ai valori attuali. Sicuramente intorno ai 44 centesimi, se dovesse accadere questo scenario e dovesse accadere contestualmente ad una caduta dei mercati dello stesso ordine, cioè attorno al 20% dai livelli attuali di 16.150 punti, meno il 20% siamo intorno ai 13.000 punti, beh, se dovessero esservi queste due più o meno corrispondenze tra i 13.000 punti del mercato azionario italiano e tra i 1.004 dello standard del Pool 500 e i 44 centesimi della Telecom, a quel punto sicuramente si potrebbe comprare Telecom come azione a quel prezzo, ma considerandolo non come acquisto unico, ma sempre nell'ambito di un portafoglio diversificato di azioni di aziende che offrono bene a domanda liquida. In Italia in particolare, tra i titoli principali, oltre a Telecom è da tenere sotto stretta osservazione il titolo Eni, che è uno dei migliori petroliferi a livello mondiale per la produzione di utili che riesce a fare negli ultimi anni e per il contenimento dei costi e anche per le esplorazioni in altri ambiti come il gas naturale. Allo stesso modo da tenere sotto osservazione Snam Rete Gas, che è l'azienda la rete di distribuzione del gas naturale, così come anche l'Enel, che è l'azienda di produzione di energia elettrica, e il Terna, che è l'azienda che quotata che rappresenta la rete di distribuzione dell'energia elettrica. Quindi queste quattro aziende qua, Saipem anche, che è un'azienda sempre controllata dall'Eni, che fa impiantistica petrolifera e fa anche esplorazioni petrolifere, e insieme a queste abbiamo detto Telecom stessa, tutte le utility quotate, pensiamo ad A2A, ad A2A, anche a Scopiave e ad altre che poi indicheremo man mano nel futuro, vedendone a seconda dei momenti i livelli di valutazione raggiunti, e
un chip anche in tutto questo portafoglio azionario lo metteremo su G-Tech. G-Tech non è una nuova società, ma è semplicemente l'automatica che ha cambiato la denominazione in G-Tech. Quindi quando parliamo di G-Tech stiamo dicendo l'azienda già quotata l'automatica. Questo perché? Perché in uno scenario economico del genere, per degli studi fatti non solo da noi, ma anche insomma, da tantissimi eminenti economisti e anche sociologi, si ha conoscenza di un fenomeno che poi controintuitivamente magari tutte le persone dentro di loro in qualche modo conoscono, cioè che nei momenti di crisi, proprio perché si perde la speranza, proprio perché si vuole in qualche modo riscattarsi, le giocate in scommesse aumentano. E quindi non è un caso se negli ultimi anni avete assistito all'aumento delle agenzie di scommesse in giro per le strade, proprio perché questa crisi magari instilla in molte persone la voglia di riscattare con pochi euro, di darsi la possibilità con pochi euro di fare una vincita, un colpo grosso, una vincita tale o da poter in qualche modo cambiare la propria situazione, o anche una vincita non grossa in valore assoluto, ma una vincita in percentuale grande, quindi magari con 2 euro vincere 600-700 euro, tale da comportare che magari non si spende in altri beni voluttuari, ma nel bene voluttuario gioco invece la spesa c'è. Certo, ci sarà un grosso numero di giocate fatto di pochi euro, però questo consentirà a aziende come G-Tech, l'automatica, di produrre ancora utili. Quindi altre aziende da tenere sotto osservazione per il portafoglio dell'economia e del rigore sarà sicuramente questa. E ripeto, non ai livelli attuali, ma laddove si dovesse assistere a questo debacle di mercato a cui facevamo riferimento. La nostra attesa rispetto a questo è, considerando gli aspetti, i cicli del mercato, che per quanto non si presentino mai in maniera identica, analoga o con una precisione tale da poter dire con certezza i giorni in cui ci sarà il minimo di periodo del mercato, ma facendo sia questo tipo di analisi ciclica e in più incrociando una proiezione dei dati macroeconomici così come ci sono arrivati sinora, è presumibile aspettarsi un minimo di mercato tra la metà di questo un minimo parliamo di lungo periodo, quindi non nei prossimi mesi, ma un minimo di lunga durata ce lo potremmo aspettare tra la sec secondo semestre, tra le, da, nel secondo semestre del 2014 o entro la fine al massimo del primo semestre del 2015. È chiaro che se questa analisi ciclica più o meno dovesse essere rispettata, in questa fase, nei prossimi mesi, noi assisteremo a un mercato che non presenterà nuovi massimi, almeno non li presenterà su tutti i mercati azionari, ma che comunque oscillerà in un range del 10-20% rispetto ai massimi attuali. Quindi per lo standard S&P 500 ci potremo trovare ad osservare una fascia di oscillazione dei prezzi che va tra i 1687 del massimo storico, magari anche un pochino più su attorno ai 1700 e fino intorno ai 1500 di minimo. Sul FTSE MIB nostrano, come detto, c'è quel massimo di gennaio a quasi 18.000 punti, e con questa fascia di oscillazione che ha raggiunto il minimo a 15.750, ma che potrebbe anche estendersi fino a 15.000 punti. E dopodiché, fatti almeno un 6 mesi in questo modo, cioè 15.000-18.000 punti, o anche forse 14.000-17.000, 18.000, e 1.550-1.700 circa di standard pur 500, dopo circa 6 mesi o forse più di un movimento del genere, potremo assistere alla debacle finale di questo ciclo sui mercati finanziari, i quali, soprattutto negli Stati Uniti, dove hanno raggiunto nuovi massimi storici, nonostante la situazione macroeconomica mondiale e la riduzione del PIL
occidentale, delle emozioni occidentali, hanno fatto registrare crescite del genere, poiché è stata immessa un'immane quantità di liquidità da parte delle banche centrali. Quindi questo ciclo, nonostante ora inizi, dovrebbe iniziare a seguire quello che è il topic del mercato, cioè non aspettarsi più ulteriori, o meglio, aspettarsi anche ulteriori emissioni di liquidità da parte delle banche centrali, ma non in maniera tale, con la sostanza, con le proporzioni che si è avuto sinora, per cui la spinta al rialzo chiaramente non può essere più data dalle iniezioni di liquidità, non comunque questo tipo di spinta rialzista che c'è stata negli ultimi anni, nonostante l'economia andasse male, e allo stesso tempo, non essendoci una prospettiva nell'economia reale di miglioramento o quantomeno di freno della situazione di declino, è chiaro che i mercati a un certo punto sconteranno questa situazione negativa. Ripetiamo, questa situazione negativa dovrà essere vista come un'occasione per potersi in qualche modo procurare una rendita alternativa rispetto all'economia del rigore, a questo scenario di economia del rigore che ci vedrà probabilmente partecipi per i prossimi almeno 10 anni. Ci sono delle statistiche di commercio, di Confindustria, dell'Istat stesso che dicono, a mio avviso, in certi casi, forse troppo fusche, che riprenderemo i consumi del 2007 non prima di 36 anni. Io presumo invece che effettivamente ci vorranno tantissimi anni, presumo che addirittura da qui in poi l'economia reale scenderà ancora, e faccio affidamento sulla classe politica affinché, potendo intervenire, freni questo, perché dipende anche dalle scelte politiche, non è qualcosa che accade solo perché accade, ma dipende molto anche dalle scelte politiche. Ma qualora si dovesse in qualche modo mettere in moto delle misure tali da fermare questo drenaggio di ricchezza, allora noi nel giro di 10 anni almeno, dal momento in cui, se questo fosse il livello, se il livello di partenza, se il livello di oggi, in 10 anni, al massimo 15, si recupererebbe il tempo perso dal 2007 ad oggi. È chiaro che se la situazione dovesse continuare con questa prospettiva, come mi aspetto, almeno da qui al 2015, è probabile che, stando così le cose, proseguendo in questo modo, è molto probabile che ci troveremo di fronte a una situazione dove per recuperare i livelli del 2007 dovremo avere almeno 20 anni a disposizione dal livello in cui giungeremo. Quindi in questi 2 anni sta molto la scelta dei politici. Se voler creare una prospettiva in cui una ripresa dell'economia al di sopra dei livelli del 2007 debba protrarsi in un'attesa di 20 anni o piuttosto di 10, sta molto nelle scelte dei politici e soprattutto nell'evitare assolutamente ulteriori politiche di rigore o di pressione fiscale. Questo soprattutto, quindi, abbiamo detto, i livelli, per quanto riguarda l'economia reale, i livelli dei mercati azionari. E ora ci spostiamo poi sulla valuta principale, quindi sul cross valutario principale, l'euro-dollaro, dove, nonostante il fatto che l'economia più debole sia l'Europa in questo momento rispetto all'America, ci troviamo, nonostante tutte le difficoltà interpolitiche tra i paesi europei, e nonostante gli errori fatti con Cipro e in altri casi da parte della governance europea sulle misure finanziarie, ci troviamo un euro che ancora si mostra più o meno forte rispetto al dollaro. Tant'è che, arrivato di nuovo al minimo di 1,28-1,29 contro il dollaro, si è riportato negli ultimi giorni di nuovo a un livello di 1,33 dollari contro un euro. Anche se questo è un livello da tenere sempre monitorato. In genere, questo è un livello mediano dal quale può iniziare ad essere conveniente vendere euro e comprare dollaro. Chiaramente il perché di questa forza dell'euro è spiegato soprattutto
col fatto che sia gli Stati Uniti che il Giappone hanno le banche centrali che stanno immettendo moltissima liquidità, cosa che la Banca Centrale Europea ha fatto solo in parte e lo ha fatto per, insomma, vie molto diverse, come un'operazione molto particolare, dato che lo statuto della Banca Centrale Europea non prevede questo tipo di operazioni. E quindi sul mercato valutario l'euro apprezza questa non immissione di liquidità come con una forza rispetto alle altre valute. È chiaro che prima o poi anche in Europa dovrà esserci una grossa emissione di liquidità, non sappiamo quando questo accadrà, se accadrà in un modo piuttosto che in un altro, ma è ovvio che o prima o poi dovrà accadere, così come negli Stati Uniti e nel Giappone ci dovrà essere quantomeno un rallentamento di questo tipo di politica. E a quel punto allora i valori tra euro e dollaro si riequilibreranno. Il primo livello importante quindi da monitorare è questa fascia di 1,33-1,29 contro i dollari, in cui negli ultimi mesi sembra oscillare il cambio. Al superamento eventuale degli 1,33, nel caso di rimbalzi di mercato anche azionario nella prossima settimana, il punto da tenere successivamente sotto osservazione, da cui magari eventualmente provare a vendere il cambio euro-dollaro, è attorno a 1,3450-1,35. Da quei livelli, anche a livello statistico, diventa molto molto conveniente vendere euro contro dollari. Poi uno sguardo alle materie prime, in particolare all'oro. L'oro, dopo aver fatto il minimo, la debacle in cui abbiamo visto il mese di aprile far segnare un minimo di 1.321 dollari l'oncia all'oro, con un recupero poi nelle settimane successive di fino a 1.400, quasi, fino quasi a 1.490 dollari l'oncia. Un ulteriore debacle ha riportato i prezzi dell'oro intorno a una fascia in cui sta oscillando da alcune settimane, che va tra i 1360 e i 1420 punti. Visto l'andamento dell'economia, vista la prospettiva che abbiamo delineato, le attese sono per quantomeno il mantenimento di questa fascia da parte dei prezzi dell'oro, se non addirittura nei prossimi mesi un seguire dell'oro come mercati azionari, un crollo che potrebbe portarlo anche al di sotto dei valori di 1.321 dollari l'oncia fatti registrare ad aprile. Quindi, stando così la situazione, potrebbe essere conveniente aprire posizioni in vendita sull'oro ogni volta che raggiunge il livello di prezzo intorno a 1.420 dollari l'oncia, avendo chiaramente sempre l'avvertenza, sempre l'occhio sul cambio eventuale del ciclo economico, sul cambio eventuale anche del ciclo dei mercati finanziari, che qualora dovesse superare i livelli chiave che abbiamo indicato nel massimo di gennaio 18.000 del FTSE MIB, nel massimo storico del standard del puro 500 a 1.687-1.690 punti, e se in concomitanza ci dovesse essere anche una rottura dei 1.420 dollari l'uncia sull'oro, sul prezzo dell'oro, è chiaro che c'è evidentemente in quel momento una tendenza che si inverte, e quindi bisogna quantomeno chiudere le posizioni poi aperte al ribasso e prima magari di cambiare al rialzo la posizione, studiare un attimo, vedere quali sono gli scenari che si sono verificati e che hanno fatto cambiare quel tipo di tendenza, e dopodiché decidere a strategie diverse. Attualmente quindi la strategia è per chi ha liquidità di mantenere liquidità per le grosse occasioni di acquisto che si potranno presentare, sia nei beni reali come aziende, come immobili, come azioni o altro ancora, e allo stesso tempo su ogni rialzo, per chi ama proprio, insomma, anche speculare, quindi non solo fare l'acquisto ma anche vendere allo scoperto, su ogni rialzo degli indici dell'oro e dell'euro contro dollaro, su ogni rialzo di una certa sostanza che va in qualche modo in prossimità dei livelli che abbiamo indicato nel corso della puntata e poco fa, conviene fare una strategia in cui ci si mette in vendita su questi mercati, e allo stesso tempo, proprio per evitare di trovarsi in un ciclo di volatilità contraria molto forte, effettuare queste vendite comprando a copertura un'opzione, un contratto di opzione in acquisto su queste attività finanziarie. Cioè, per esempio,
si vende, se l'indice FTSE MIB dovesse arrivare di nuovo attorno ai 18.000 punti, o lo Standard Poor's intorno ai 1.690 punti, vendere gli indici comprando contestualmente un'opzione call a 1.700 punti, per esempio, di Standard Poor's nel caso dello Standard Poor's, o a 19.000 punti nel caso del FTSE MIB, su una scadenza di almeno 6 mesi. Certo, questo avrà un costo, però la nostra stima è che se ci dovesse, che il ribasso che potrebbe seguire ripagherà ampiamente il costo di questa assicurazione che ci facciamo nel caso in cui il mercato dovesse andare contro questa posizione. E allo stesso tempo, qualora dovesse andare contro questa posizione, lo strappo sarà molto forte, e questi sono studi statistici non fatti da tantissimi studiosi dei mercati finanziari. Lo strappo dovrebbe essere molto forte, tale da ampiamente ricoprire il costo di questa assicurazione. Speriamo che accada proprio una cosa del genere, cioè che si strappi verso l'alto e che sia la rappresentazione questo di una ripresa dell'economia e di scelte politiche diverse. Ma attualmente, e sicuramente fino alle elezioni tedesche di settembre, a nostro avviso non ci aspettiamo che cambi molto dal fronte politico, se non nell'aumento di ulteriori tasse, come ad esempio ci aspettiamo che sull'IVA non si farà nulla. In realtà, alla fine, il punto di IVA dal 21% al 22% scatterà in automatico, così come previsto dal decreto fatto dal governo Monti, e che in questo momento scatterà in automatico se non ci saranno interventi da parte del governo Letta. Ebbene, a questo punto l'attesa è che da qui a settembre le elezioni tedesche, fino a quando non ci sia un cambio di linea politica, saranno per questo un ulteriore ribasso. E per il momento abbiamo superato abbondantemente, a quando vedo ora l'orologio che ci indica il tempo a disposizione, quindi non mi resta che augurarvi un buon fine settimana, una buona serata, e arrivederci fra 2 settimane qui di nuovo sulla web TV di Liberi TV da parte di Alfredo Pauciulo per una nuova puntata di Open Market, Spazio, Economia e Mercati. Buona serata.